due attori devono lavorare su una scena. E tutta l'attenzione che è stata dedicata da Dominic in questi due attori, in questi due interpreti, nel costruire la scena prima dell'emissione della prima parola, cioè la costruzione di tutto il mondo precedente di questi due attori prima di cadere nel cubo nero. Una delle prime volte che portai una scena in classe, no, come esercizio, in cui dovevo essere un fratello, dovevamo essere fratelli, e uno dice: come fai a creare, no, che l'altro attore è un fratello? Abbiamo lavorato su delle cose che mi hanno permesso di fare un'esperienza, proprio un'esperienza in prima persona, che non avevo né pianificato né prestabilito prima, in scena. Ed è stato un evento di una potenza per me che stavo recitando, ma anche per le persone che erano presenti nel pubblico, molto forte. E a me non è mai capitato di fare un'esperienza del genere prima. Quello che mi ha veramente colpito nelle varie cose che ho studiato con Dominic è lo studio della sceneggiatura, come sceneggiatore. Guardare un film con Dominic non è come guardare un film ovviamente andando al cinema. Cioè la struttura di come raccontare una storia, come impostare la storia, come impostare il personaggio e soprattutto perché determinate scene vengono girate, perché si vede un oggetto utilizzato in una determinata maniera e tu hai il primo piano su questo oggetto. È tutto funzionale per raccontare la storia.